ci colleghiamo al Salone del Risparmio, che in questi giorni è un evento, insomma, molto importante per tutti gli operatori del settore nel mondo finance. A Milano 3 giorni dedicati proprio al tema del risparmio declinato in tutte le sue forme, e oggi è il terzo giorno. E perché ci colleghiamo al Salone del Risparmio? Perché ci fa da inviato Eugenio Sartorelli, che è lì oggi. Eugenio, buongiorno. Buongiorno Maria, scusate se c'è del rumore di fondo, ma per quanto mi sia appartato c'è sempre un po' di via vai. Ok, non so se possiamo anche vederlo, Eugenio. Io per ora sento la voce. Ok, inquadrati un po' meglio, mi dicono, perché vabbè, se no vediamo un attimino live piuttosto che sentire solo la. Ecco, no, devi, guarda, sei un po' tagliato. Lo so perché. Anche se hai la fronte bellissima, però insomma, se riusciamo a Ecco, vederti, ti adesso devi. vedo, Oh, eccomi qua. perfetto. No, giusto, ma ti figurati, è tutto A posto. live. L'ho detto infatti che ci fai da inviato e giustamente c'è il rumore di fondo, c'è tutta la situazione del salone. Io ero lì ieri, quindi ho visto effettivamente c'era molta gente. Questo è sintomo di un interesse e di una ripresa anche, no? Perché dopo tanto tempo in cui non si facevano più questi incontri, ho visto una bella attività. Sei d'accordo, Eugenio? Sì, beh, allora intanto oggi sicuramente è in calo perché ci sono meno conferenze. Il È il terzo grosso di solito è il giorno, martedì e il mercoledì, certo. però ecco, gente comunque ce n'è. E le conferenze sono interessanti. Uno dei motivi per cui io sono qua, oltre che mi interessa la questione del risparmio e tutto, è che mi piacerebbe vedere che parlassero un po' di criptovalute. Invece nel risparmio la parola criptovaluta è ancora bandita, però si parla di metaverso. Ci sono ben due conferenze che parlano di metaverso, perché sul metaverso ci possono costruire comunque dei certificati o comunque delle strutture. Metaverso, ci sono società che lavorano, che sono quotate, che lavorano nel metaverso, e quindi da quel lato ci sentono. Invece sulle Ok. cripto ancora non ci sentono. Ok, allora partiamo proprio dalle cripto a questo punto. Io ti faccio parlare sempre di cripto, vedi? Tu non devi andare al Salone del Risparmio, devi venire qui da me, perché almeno così la conferenza la facciamo noi. Ma perché secondo te però, perché non si parla di cripto legandole al risparmio? E domanda nella domanda, appunto, parlando di cripto parliamo anche di risparmio, così uniamo i due aspetti, Eugenio. Beh, allora, ovviamente parliamo del risparmio italiano, perché in America già un pochettino viene utilizzato, addirittura ci sono due fondi pensione negli Stati Uniti che accettano per i loro assistiti una piccola quota anche in cripto. Loro le cripto non è che si possa prendere qualsiasi cripto, quando si parla di cripto si parla di Bitcoin, Ethereum, basta. E Sì. quindi anche per i risparmiatori italiani potrebbe essere interessante avere una piccolissima quota in quello, però evidentemente per i gestori, secondo me, non hanno ancora capito bene lo strumento, e secondo, forse non hanno ancora ben visto gli studi, e ce ne sono tutta una serie di studi, ma fatti da università, intendiamoci, o da altre società di gestione, tipicamente anglosassoni, che fanno vedere come se ci fosse stata una piccola dose di Ethereum e di Bitcoin, piccola, parliamo dell'1%, non di più, di un portafoglio, il portafoglio sarebbe stato più stabile in termini di volatilità, o meglio, in termini di volatilità rendimento, sarebbe stato più efficiente. E quindi è solo questione di tempo, lo capiranno, e sempre di più, io verrò tutti gli anni e sono sicuro che nei prossimi anni ci sarà anche questa possibilità per un risparmiatore. Ripeto, Sì. non tutte le cripto, parlo delle due più grosse che siamo sicuri che fra 50 anni ci saranno, mentre di tutte le altre non sappiamo quelle che ci saranno fra 50 anni. Ok, in modo diverso vale un po' per tutti gli asset, Eugenio, mi verrebbe da dire, nel senso che non è che quando dobbiamo, come dire, per esempio, se parliamo dei beni di rifugio, non è che tutti gli asset fanno da bene di rifugio, no? Quindi dobbiamo fare una selezione in base a quello, figuriamoci nel mondo cripto dove abbiamo una marea di criptovalute con caratteristiche diverse, molte non sappiamo neanche della loro esistenza, quindi cioè, ci mancherebbe, questo è chiaro. Ma quindi si capirà solo tra un po' quelle che potrebbero essere, restiamo ancora un istante sul tema risparmio, poi parliamo ancora del Bitcoin, ma per altre ragioni che credo tu conosca molto bene. Bisogna aspettare ancora un po' per prenderle come dire, risparmio? Allora, o uno lo fa per conto proprio, però questa è Vabbè. un'altra questione, oppure cioè, qual è il problema? In Italia non ci sono nemmeno gli ETP o ETN, che sono quotati invece alla borsa di Francoforte, alla borsa di Zurigo, alla borsa di Stoccolma e altre borse. Sono degli strumenti finanziari, sono simili a ETF, sono molto simili a ETF, che
che hanno all'interno delle criptovalute. In questo modo un risparmiatore, senza bisogno di ingegnarsi, aprire un conto con un exchange, può investire direttamente in criptovalute. Finché non ci sarà uno strumento così semplice in Italia, e io spero che ormai quest'anno mi sa che passa senza che ci sia, cioè, quindi vi facciamo una telefonata a Borsa Italiana, se ci sei batti un colpo. Sì. Speriamo che l'anno prossimo ci sia un prodotto di questo tipo, perché a quel punto rientra all'interno di un mercato regolamentato, cioè il mercato degli ETP, ETN, ETF, e quindi anche i gestori del risparmio possano sentirci di più a mettere, ripeto, una piccola quota. Ovviamente, ripeto, si parla di piccole quote per i risparmiatori. Allora, finché non ci sono quelli, li capisco, mi rendo conto che finché non ci sono quei veicoli, sono molto attenti a non parlarne più di tanto, mm-hmm. e li capisco assolutamente. Allora, parlo ovviamente di gestori italiani. Sì. Ti faccio una domanda un po' malvagia, però, Eugenio, va bene, posso? Assolutamente. Non voglio rovinarti la festa, allora. No, che poi festa no, perché in realtà non è una festa per te, perché ti saresti stato più contento se avessi visto più conferenze o più momenti dedicati a questo. Però, allora, abbiamo parlato tante volte del fatto che di cripto e di Bitcoin si parli solo in determinati momenti e che non siano ancora subentrati nei ragionamenti che riguardano proprio il mondo della finanza, figuriamoci dell'investimento, di un portafoglio di investimento, figuriamoci ancora di più del risparmio, visto che stiamo parlando di questo. Però, insomma, questa settimana il Bitcoin mi ha raggiunto i minimi, perché è sceso sotto i 30.000 dollari, possiamo anche vederlo dal grafico, siamo a 28.039, e appunto mi verrebbe da dire già, non è un argomento discusso da tutti, con questo forte calo, poi dimmi tu se possiamo considerarlo forte e proviamo a ragionarci insieme, tutti sono un po' scappati, e quindi ovviamente con un sorriso dico, figuriamoci se ne parla al Salone del Risparmio. A te. Sì, ma metto in condivisione lo schermo così faccio vedere il mio grafico, che comunque ovviamente non è di simile. Praticamente parliamo, sì, meno 85% in un giorno e meno 95% in una settimana. Adesso facciamo vedere il tuo grafico, sì. Eccole qua, dove ho messo anche le bande di Bollinger, che sono poi sostanzialmente la volatilità storica, e sotto c'è una deviazione standard che è sempre la volatilità. Quindi la volatilità è cresciuta enormemente, la vediamo qua sotto, lo vediamo anche con le bande che si sono aperte, le bande di Bollinger, e soprattutto i prezzi sono sotto la banda più bassa. Questo vuol dire eccesso di ribasso, dove eccesso di ribasso non vuol dire che si fermerà immediatamente, vuol dire che siamo su una situazione fuori statistica. Detto questo, cos'è che è avvenuto di fuori statistica? Primo evento, l'ho detto un sacco di volte, nelle fasi risk-off del mercato americano vengono cedute anche le criptovalute, però oltre a questo fatto qui, e questa è la discesa fino a questo giorno qui, cioè fino al giorno 8, dal giorno 9 in poi c'è stata un'accelerazione per le difficoltà della cripto terra luna, o meglio delle stable coin collegate al dollaro di terra e anche il tether, e parliamo di uno stable coin che non è una vera criptovaluta, quindi diciamo c'è un po' un misunderstanding. Se uno va a vedere le principali criptovalute, cioè quelle con maggiore capitalizzazione, quelle che ha perso meno, cioè si è dimostrata come altre volte la meno volatile tra un mercato. Ok, Eugenio, però noi non riusciamo a vedere il tuo grafico, non so se infatti stavo cercando di capire quello, per quello che facevo tutti dei segnali allora. Ok, perfetto, perché sennò è un peccato che si giustamente vede? Tu ci stai facendo vedere, ci stai parlando, ecco adesso sì, perfetto. Ah, perfetto, ok, ecco qua, qui stavo facendo vedere i prezzi sotto la banda bassa di Bollinger, che è una banda 30 giorni, perché i 21 giorni classici qua sono 30 perché c'è anche sabato e la domenica, da dov'è che la situazione si è fatta critica? Dal giorno 9 in poi, dove c'è stata l'accelerazione, e qui vedete in basso, questa è la deviazione standard, quindi la volatilità storica, che è decollata su livelli che non si vedevano da dicembre. Questo ci dice dell'eccezionalità del movimento attuale, ma il movimento attuale non è legato al Bitcoin o a Ethereum, è legato a quello che è avvenuto sulle stablecoin, in particolare quella di Terra Luna e anche Tether e altre stablecoin. Aggiungiamo che Coinbase ha fatto una trimestrale non particolarmente buona, ma Coinbase è un titolo quotato al Nasdaq, quindi è sceso. Aggiungiamo che abbiamo scoperto l'acqua calda, che Coinbase ha detto che tutti i conti che sono in criptovalute non sono garantiti, ma che scoperta,
ma neanche i conti di CFD sono garantiti, e neanche gli exchange trade note, gli ETC, cioè sì, tutti quelli, non gli ETF, gli ETF sono garantiti, ma tutti quegli exchange trade product che hanno delle caratteristiche all'interno dei derivati non sono garantiti, e anche i certificati non sono garantiti, cioè se l'emittente va in default, anche qui bisognerebbe approfondire, ci sono dei problemi. Ecco, e tutto questo è avvenuto nell'arco di pochi giorni, aggiunto a quello che stava già accadendo, cioè la perdita di forza del mercato, quella da metà aprile in poi, che era legata alla perdita di forza del mercato degli indici americani. E tutto questo sta creando una tempesta perfetta, e qui vedremo, è importante, lo dico a chi sta seguendo il mercato delle cripto, ma anche a chi non lo sta seguendo, fate attenzione a quello che vi dico. Qui in queste situazioni si vedono le criptovalute più robuste, quelle che scenderanno meno e rimbalzeranno più in fretta sono quelle che saranno probabilmente le vincitrici nei prossimi mesi o addirittura nei prossimi anni, perché sono quelle più apprezzate dal mercato o meno deprezzate, e quelle che hanno le spalle più larghe. Quindi questi movimenti, questi temporali servono anche per far selezione dei migliori sottostanti. Okay. Vale anche per le azioni, vale anche sulle azioni. E infatti ti stavo chiedendo, insomma, se ci può essere un parallelo, no? Anche con le azioni, così lo vediamo. Ecco. Quando c'è alta volatilità e quindi vengono ceduti tanti titoli, i titoli che perdono meno, quindi che hanno una forza relativa migliore e che rimbalzano più velocemente, sono i titoli che piacciono di più al grosso operatore finanziario, cioè ai gestori. Cioè, cosa vuol dire? Che li cedono malvolentieri quando sono costretti, e li comprano appena vedono che il mercato sta un po' recuperando. Quindi sono considerati quelli più robusti. Quindi vale per qualsiasi mercato, anche per le commodities, insomma, per qualsiasi, anche per le valute. Vale su qualsiasi mercato questa regola. Ok. Allora, altre questioni da tenere sott'occhio in questo momento, quindi sempre con le nostre analisi delle strategie Intermarket. C'è una domanda, guarda, partiamo da questa, poi ti lascio, di Alberto, che chiede un parere sull'oro. Si può affermare che rimane alto a causa della guerra? Allora, l'oro, intanto ricordiamoci, adesso metto il grafico, così vediamo che sta in realtà, aveva fatto un tentativo ben sopra 2000, c'è stato praticamente un giorno solo e poi è di nuovo sceso. Le linee che vedete qua sono delle mie strutture cicliche. Ora, io mi aspetto che l'oro rimanga mediamente forte, non per la questione dell'Ucraina, parzialmente anche per quello, ma per l'inflazione, perché anche se non è solo legato all'inflazione, comunque l'oro tipicamente è essendo una risorsa scarsa, tipicamente mantiene una sua forza intrinseca se c'è una perdita di valore del denaro, perché di fatto è un denaro scarso, non è come il dollaro e l'euro che la banca centrale lo può produrre all'infinito. L'oro, quello c'è, e più di tot non se ne riesce a produrre, e quanto più se ne produce, tanto meno se ne estrarrà in futuro, perché le risorse non sono illimitate. E quindi, proprio per questo effetto di scarsità, ritengo che con una inflazione elevata, ricordiamoci che il dato dell'inflazione ieri del mercato americano è stato superiore alle attese, uno dei motivi per cui il mercato americano ha continuato a scendere ieri, quindi penso che l'oro rimarrà mediamente forte, e credo che la questione dell'Ucraina sia solo secondaria. Ok, d'accordo. Allora continuiamo con l'Intermarket a questo punto. Siamo partiti dall'oro, rispondendo ad Alberto, che ringraziamo. Vediamo se ci sono altre domande, naturalmente se volete scriveteci. Eugenio, quali indicatori vuoi mettere in evidenza? Io farei vedere le due volatilità, perché si vede come è una conferma ulteriore. Adesso metto insieme in parallelo la volatilità del mercato americano, quindi inizio a farvi vedere questa, il VIX, che come vedete, allora ricordiamoci cosa sta facendo il mercato americano, l'S&P, questo ha fatto 4 giorni, 5 di discesa, ma fatto da quando è che sta scendendo? Sta scendendo a fine marzo, quasi senza soluzione di cioè senza soste. E continua a scendere. Importante, andiamo a vedere la volatilità, cosa ha fatto, cioè per capire se veramente c'è stata paura. Sì. Vediamo la volatilità da metà, scusate, questo è dati settimanali, perdonatemi, devo mettere i giornalieri. Non ti preoccupare. La volatilità, adesso ve la metto in maniera più sensata, la volatilità è sì salita da metà aprile, ma vedete che non ha mai fatto massimi, nuovi massimi annuali? Mai. Vi do un livello, segnatevelo, 40. Il VIX sopra 40
meglio confermato dalla chiusura di giornata, allora il mercato americano prende veramente paura. Invece vedete che il rialzo della volatilità del mercato americano è tutto sommato ordinato, sale, poi corregge, poi sale. Ieri sul mercato che ha avuto un nuovo scorlone, la volatilità addirittura è scesa rispetto al giorno precedente. E questo è un segnale che il mercato sta scendendo in maniera ordinata, non c'è panico, è solo una normalissima rotazione di portafogli e cessione di una parziale di una parte dei titoli, quelli che vengono considerati più deboli. Quindi per il momento è una perdita di forza del mercato ordinata, non una debolezza, una perdita di forza. Quindi guardate tra l'altro dove si trova il VIX rispetto alla banda alta, questo è un bando di Bollinger a 3 mesi, vedete che è abbastanza vicino. Okay. Quindi andiamo a vedere la stessa struttura nell'Europa, la stessa struttura. Guardate che invece la, questa è oggi, ieri aveva chiuso a ribasso, oggi sta un po' salendo, siamo molto sotto la banda elevata, siamo vicini alla media 3 mesi. Questo ci conferma che tutta la paura che c'è in questo momento, ripeto, una paura che non è, è molto lontana da essere una paura elevata, parte con, assolutamente dagli Stati Uniti e viene solo dagli Stati Uniti. È tutto paura dell'effetto Fed, cioè inflazione che non è scesa neanche più di tanto, l'abbiamo visto. Vabbè, ieri addirittura ha fatto più 0,2 se non ricordo male. Sì. Negli Stati Uniti, quindi è a 8,4 se non ricordo male, e non quella core, quella normale. Certo. E quindi perché ieri il mercato è sceso, gli indici soprattutto americani? È perché se aumenta l'inflazione c'è paura che la Fed a giugno faccia una stretta più grossa di quella che ha detto. Quindi magari addirittura aumenta il tasso non di 0,5 come già si vocifera, ma addirittura 3/4 di punto. E questo il mercato fa male, perché il mercato, malgrado le trimestrali siano mediamente buone, si interessa molto poco dell'economia, ma è attentissimo dal 2009 in poi, cioè da quando il mercato è stato viziato dalle banche centrali, guarda principalmente il fenomeno liquidità. E questo spiega il fatto che in questo momento, ed è difficile trovarlo, adesso vi faccio il confronto tra Eurostoxx e S&P, guardiamo il mini S&P a partire dall'ultimo minimo che c'è stato, che è stato tra il 9 e il 10. Ha fatto un minimo, è stata una stabilità e poi ha rotto ed ha continuato a scendere. Lo stesso minimo, cioè quello del 9-10 per l'Eurostoxx, non è assolutamente stato rotto. Cioè siamo ancora in un breve trend di rimbalzo per l'Europa. Ulteriore conferma che le paure sono solo principalmente sugli Stati Uniti. E uno dei motivi per cui l'Europa tiene è che per il momento la banca centrale non ha detto che fa stretta monetaria. No. Assolutamente, ha detto che ci ragionerà, che si vedrà, che vedrà il valore dell'inflazione e poi deciderà. Ed ecco spiegato che la forza relativa dell'Europa, malgrado l'Europa c'è paura di recessione economica, malgrado la questione dell'Ucraina è tutta europea, ma la liquidità in Europa è maggiore di quella americana, o perlomeno in prospettiva sarà maggiore. E quindi okay. Il mercato azionario europeo ancora tiene e non molla, sta aggrappato. Chiaro che se collassa il mercato americano, cosa che abbiamo visto, la volatilità ci suggerisce che non sarà così, ripeto, ci suggerisce, io parlo di probabilità, non parlo di certezza. Ma infatti Eugenio, perdonami, abbiamo letto proprio la view che è stata riportata su Trend Online, la tua view, no? Il destino del FTSE MIB, ovviamente parlavi dell'indice italiano che è strettamente legato a Wall Street, in particolar modo all'S&P 500 che di norma è il faro dei mercati, quindi muove tutto, la stai riprendendo, infatti l'ho letta poco fa, guarda, dicendo che t'avremmo poi sentito, prego, scusami. Sì, lì praticamente cosa dicevo? Che tutto vanno agli Stati Uniti, quindi praticamente dicevo sostanzialmente che se gli Stati Uniti non continuano la discesa, ma basta che si fermino, l'Europa, per la questione della liquidità che ce n'è ancora di più in Europa, l'Europa potrebbe rimbalzare. Ricordiamo che maggio ha una stagionalità positiva, seconda cosa, ci sono i dividendi e in Europa sono maggiori che negli Stati Uniti, cioè ci sono aziende che danno 2,5, 3, 3,5, 4. Cioè se lo confrontiamo a un Bund che dà l'1 qualcosa, assolutamente sono dividendi che per i gestori vanno presi, sono da prendere, è un insulto. Cioè, mi rendo conto, se sono costretti dalle circostanze del mercato, cioè dalla volatilità che cresce molto e i prezzi vanno su certi livelli, devono i gestori ridurre il loro rischio, certo. Sono costretti, certo. Ma lo fanno a malincuore a maggio, perché vuol dire prendere meno dividendi. Certo. Se oggi fosse il 12 giugno direi
penso che i mercati continueranno a scendere. Visto che siamo a maggio, considerando anche della stagionalità e la questione dei dividendi, io dico, penso che il mercato americano abbia più probabilità di trovare un supporto, non penso grandi recuperi, ma perlomeno che trovi un supporto, e che il mercato europeo invece possa avere un parziale recupero collegato col fatto che il mercato americano possa trovare un supporto. Okay. Questo è chiaro che se Powell dice, beh, mi sa che a giugno aumento i tassi dell'1%, vabbè. Beh, cambia lo scenario totalmente, insomma. È chiaramente. Non lo dirà. No. Anzi, ha anche allontanato l'ipotesi di un 75, quindi figuriamoci. Però tu dici, è chiaro che sono previsioni che si fanno alla luce di ciò che abbiamo a disposizione oggi. Prima di salutarti, appunto, io prima ho un po' giocato sulla BCE quasi falco, cioè in realtà siamo lontani dal vedere, quindi secondo te una BCE che agisce un po', come dire, seguendo la Fed, proprio per la situazione diversa che abbiamo oggi? Per il momento sì, cioè nel senso che qualcosa deve fare per l'inflazione, non può fare niente, ma farà molto poco proprio perché si è parlato di piano Marshall per l'Ucraina. Sì, sì. Il piano Marshall, un po' di soldi ce li mette gli Stati Uniti, ma quelle che ce li mette di più l'Europa. E come fa? Se va in stretta monetaria, dove li trova? Aumenta le tasse a tutta Europa in una situazione di difficoltà? Certo. Probabilmente faranno dei bond, degli Ucraina bond probabilmente, e la BCE sarà uno dei primi acquirenti. È un'ipotesi ovviamente, io non so se faranno questo, però la BCE dovrà supportare, certo. E quindi probabilmente darà un piccolo segnale di leggera stretta monetaria, ma sarà proprio una cosa minimale, sarà veramente minimale. Okay. Manterrà una liquidità elevata la BCE, è in una situazione in cui è costretta a scegliere il male minore. Okay. In questo momento. No, assolutamente. Cosa che non è per la Fed invece, la Fed è molto più libera. È più libera, certo, quantomeno diciamo che la BCE, possiamo aspettare di vedere una BCE con gli artigli un po' più affilati, quindi proprio travestita da falco, quantomeno finché la guerra in Ucraina non si sarà risolta in qualche modo, no? Lì bisognerà tamponare la situazione, questo è chiaro. Va bene Eugenio, allora che giornata intensa quindi al Salone del Risparmio, starei lì fino alla chiusura? Sì, perché oggi tra l'altro chiude prima e andrò a vedere qualche conferenza, e tra l'altro quella che volevo vedere sul metaverso, c'era la gente fuori, per dire come la gente in coda fuori che non riusciva a entrare, per dire come questo argomento del metaverso piace molto, perché non è cripto, in realtà è cripto anche quello, ma... Metaverso, è bravissimo, stavo dicendo, è un termine più accattivante forse, e poi sai, cripto paradossalmente, anche se non è diventato di uso e nemmeno di discorso comune, cioè per la massa è diventata ormai una roba sentita, trita e ritrita, mentre invece metaverso è la novità, no? E quindi ovviamente esatto. Ecco. Ma anche come suono, cripto fa di chiusura, no? Cripto. Sì, invece metaverso sembra proprio una cosa. Sembra che possiamo fare esatto. Allora vai che magari ti catapulti direttamente in studio da noi con il metaverso. Vabbè, scherzo ovviamente. Intendo dire che è una di quelle parole che sembra che dia la possibilità di fare qualsiasi cosa, no? Che faccia raggiungere qualsiasi traguardo, qualsiasi meta. Va bene, allora buona giornata Eugenio Sartorelli, grazie per esserti collegato anche da lì, insomma, per essere sempre presente con noi. Ti seguiamo sui tuoi canali e a presto, e ci sentiamo naturalmente presto sulle fonti TV. Grazie Manuela, dico solo una cosa velocemente, sì. Se andate sul sito www.siac.org il 27 maggio c'è l'evento della società degli analisti tecnici, che è un evento imperdibile, certo. Sia in presenza ma soprattutto si può vedere online, tutti i relatori sono soci SIAC e quindi sono relatori di alto livello. Certo. Andate a vedere sul sito www.set.org gli argomenti che verranno trattati, molto ampi. Ovviamente analisi tecnica sono tutti riconosciuti, assolutamente, hai fatto bene a dirlo, assolutamente. Grazie Eugenio, ti seguiremo anche questo evento naturalmente. Buona giornata.